Buonasera a tutti, sono Giovanni Faccenda, il curatore del catalogo e della mostra di Igiene Pompa. Vi dico innanzitutto grazie di essere intervenuti così numerosi e prima di procedere per quanto riguarda il mio intervento critico darei la parola a un ospite che ci onora della sua presenza qui in Roma, ovvero il dottor Carlo Motta, responsabile editoriale della editoriale Giorgio Mondadori, che ha edito questo magnifico catalogo, nonché quella che io ritengo essere la Bibbia del settore, ovvero il catalogo dell'arte moderna, il libro d'argento che tutti gli anni, ormai da tanti tanti anni, ci accompagna ed è un po' davvero la pietra miliare per il nostro settore. Sono stupito, vi devo dire la verità. Io sono uno che ormai ha poche speranze, però vedere tante persone a una mostra di pittura mi fa pensare che davvero l'Italia possa farcela, perché di solito tante persone ci sono quando qualche politico dice che moltiplica i pani e i pesci, cambia l'acqua in vino e via discorrendo. E allora vedere ancora tante persone, tanta gente a una mostra di pittura oppure una serata di poesia davvero conforta il cuore. Carlo Motta, la parola. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Innanzitutto vi porto i saluti dell'editore Urbano Cairo. Il marchio editoriale Giorgio Mondadori, che appartiene al gruppo Cairo, è anche il marchio di un catalogo che gli appassionati d'arte probabilmente conoscono, che è il catalogo dell'arte moderna. Esce questa pubblicazione. E dire anche che il maestro Gene Pompa è ospite da quest'anno del catalogo dell'arte moderna, tra l'altro con una scheda molto importante, con una critica molto importante, e noi siamo onorati di averlo all'interno del catalogo. Il catalogo tecnicamente è una brossura con alette, però è un catalogo importante che ripercorre un po' la carriera artistica di Gene Pompa. Partiamo dal 1984 con una bella Volpe e arriviamo al 2013 alle ultime opere del maestro. Un catalogo di 128 pagine, dicevo, con 14 poesie di Alessandro Trani, se non ricordo male, che il maestro ha voluto a corredo di alcune sue immagini. E infine, diciamo che le opere pubblicate sono più di 80, mi sembra che siano 82, ma diciamo anche che, ed è importante questo aspetto, il catalogo, oltre che in italiano, è tradotto in inglese e in francese. Perché? Perché il maestro Pompa ha un mercato internazionale e a lui serve avere un catalogo che in qualche modo lo racconti anche all'estero. Io vi ringrazio per l'attenzione, non abuso della vostra pazienza, saluto ancora tutti e lascio la parola a qualcuno che racconterà qualcosa di più
di Igiene Pompa, come artista, Giovanni Faccenda. Neppure io intendo abusare della vostra pazienza, quindi sarò breve. Dico subito che sono molto lieto di essere qui a Roma, in questa città magica e straordinaria, a presentare un artista severo, coerente, impegnato, quale appunto è Igiene Pompa. Io al solito passo per essere invece un critico severo, piuttosto sono uno storico dell'arte, vengo dal 300 e dal 400 e mi interessano i maestri del Novecento, ad esempio quel Giorgio De Chirico che qui a Roma fu cittadino romano con molto lustro. Però perché sono lieto di presentare Pompa? Dico subito che se fosse per me io cambierei subito il primo articolo della Costituzione. E invece che la Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, scriverei l'Italia è una Repubblica fondata sulla bellezza. Che, per dire, qui nella Roma del Cinquecento, nella Roma di quel grande Papa Giulio II Farnese, Papa che chiamò tre straordinari artisti, Donato Bramante e due fuoriclasse assoluti, quale Michelangelo e Raffaello, beh, lì davvero si può rintracciare il concetto forse più alto di bellezza. E vengo a Pompa. Perché Pompa merita di essere seguito e apprezzato? E soprattutto non è un caso che egli abbia sostenitori, ammiratori e collezionisti più fuori dall'Italia che dentro il nostro paese. Forse perché noi siamo assuefatti alla bellezza. Oggi abbiamo fatto un giro per Roma e io mi sono sentito fortunato e ricco e orgoglioso di essere italiano. Allora diventa salutare, trovare, incontrare un pittore come Igiene Pompa che a tutto questo, in modo oserei dire catartico, oppone la bellezza del creato. Quando ero ragazzo, voglio concludere con questo, tra le meraviglie di Roma nelle quali io mi perdevo e sognavo, perché chiunque venga, io vengo da Firenze, ma chiunque venga da qualsiasi città del mondo, viene a Roma, non può fare a meno di sentirsi orgoglioso prima di tutto di essere italiano e poi cittadino del mondo. Ma credete, uno dei luoghi dove io andavo sempre era il Pantheon. Perché il Pantheon? Perché parlavamo prima di quel grande genio del Cinquecento che qui a Roma ha dipinto per Papa Giulio II capolavori immortali, Raffaello. E passavo ore di fronte al distico voluto dal Bembo, che voi tutti conoscete, che dice: qui giace quel Raffaello che finché lui fu in vita, da lui la natura temette di essere vinta, e quando morì, di morire anch'essa con lui. Ecco, io non so se oggi la natura tema la bravura di Igiene Pompa, però sono straordinariamente convinto che la natura si compiace e si compiace davvero con un cuore pulsante di grandi vibrazioni che vi sia un artista così vero, così severo, così degno e soprattutto così in linea con la grande tradizione pittorica italiana. Grazie. Allora, io ringrazio le innumerevoli persone che sono venute a trovarmi in questa occasione della presentazione della monografia edita da Cairo Mondadori. E ci troviamo in Piazza della Repubblica. E ricordo nel 1970, sono passati 43 anni, avevo 18 anni e i miei primi quadri che vendevano stavano proprio a Piazza della Repubblica, si chiamava Piazza Esedra. E c'era la Galleria Esedra qui davanti che mi ordinava le vedute della Roma sparita dietro il Rosler France. E quindi dopo tanti anni per me è stato veramente un piacere ricordare quei tempi e presentare la monografia proprio in Piazza della Repubblica. No, penso che Igiene abbia una sua originalità. Va cercata dentro, voglio dire, l'assieme della sua produzione, però cercandola si trova e ci si accorge che c'è ogni volta un'idea di organizzazione dello spazio e poi c'è un punto che forse inconsapevole in Igiene,
ma che è una forte tendenza verso il dare struttura fisica all'intuizione. In poche parole, c'è una ricerca di una materia sostanzialmente che nel proprio spessore sintetizza una propensione, se così può dire, a stabilire un rapporto più stretto fra cielo e terra. Grazie. Prego. Una mostra importante, un artista serio che onora l'Italia nel mondo, un paesaggista così come gli italiani sono intesi dai grandi collezionisti europei e internazionali, un artista appunto Gene Pompa che continua a dipingere la natura sublimandola in quelle che sono le sue forme più armoniche, in quella che è la sua bellezza ideale. Un artista che ci regala i profumi della primavera, le torride giornate estive, gli algori dell'inverno. Un artista davvero che ci fa riflettere di quanto noi siamo fortunati, noi italiani, a vivere in un paese così ameno e meraviglioso. Io credo che Pompa, anche in questa mostra, dimostri davvero di meritare quel successo che lo ha sempre accompagnato e che continuerà a accompagnarlo. E credo anzi che questa sia, nella sua città, in questa Roma meravigliosa, impareggiabile città, capitale del mondo e di tutto l'universo, davvero un momento per rilanciare un'azione che sarà sempre più solida e ispirata nei corsi degli anni che verranno. Grazie.